Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. È tornato a fare mostra di sé e del suo ormai palese comportamento post-democratico Mario Draghi, l'euroinomane di Bruxelles, l'uomo che lavorò per Goldman Sachs e che comparve a bordo del Panfilo Britannia nel 1992, ancora l'unto dai mercati che governò la Banca Centrale Europea e che disse testualmente che occorreva salvare l'euro, whatever it takes, qualunque cosa ciò implicasse. Ebbene, proprio lui, l'euroinomane Mario Draghi, senza fare motto, si è alzato in questi giorni dal tavolo della trattazione con i sindacati e se ne è andato senza batter ciglio, con un atteggiamento a cavaliere tra lo sdegno e l'indifferenza. Ebbene, quel gesto, ripreso da tutti i principali giornali nazionali, rappresenta in maniera perfetta la sorda arroganza del capitale, la sorda arroganza del padronato cosmopolitico che sta sulla plancia di comando a dettar legge e a imporre la propria voluntas. Il capitale cosmopolitico borderless non sente ragioni e soprattutto non è disposto in alcun modo al dialogo. È disposto soltanto al comando a senso unico, ben raffigurato a sua volta nella squallida scena della mano draghiana sulla spalla del sindacalista qualche settimana addietro. In quell'immagine, come notammo, era custodito il senso di un rapporto asimmetrico che ben rispecchiava in effetti il nesso tra capitale e lavoro, tra padronato e sindacati nel tempo della globalizzazione infelice. Il capitale impone i suoi comandi, cioè quelli a beneficio dei gruppi oligarchici neoliberali, e non vuole sentir ragione. Il movimento a senso unico della parola rispecchia fedelmente quello, egualmente a senso unico, dei rapporti di forza. E ciò nella forma di un vero e proprio massacro di classe dall'alto, gestito saldamente dai gruppi neopadronali cosmopoliti sulla plancia di comando. I quali gruppi neopadronali cosmopoliti chiamano ormai da tempo riforme le loro vili aggressioni al mondo dei diritti e del lavoro. E usano la sprezzante formula magica «avete finora vissuto al di sopra delle vostre possibilità» per giustificare le più oscene pratiche neoliberali della desalarizzazione e dei tagli alla spesa pubblica, delle privatizzazioni selvagge e delle liberalizzazioni neocannibaliche. I sindacati, se ancora fossero la voce del lavoratore, dovrebbero difendere incondizionatamente i diritti e il lavoro, oggi opponendosi anche all'infame tessera verde della discriminazione a norma di legge. Ma si sa, i sindacati sono attualmente troppo occupati nella lotta all'emergenza del fascismo per potersi realmente occupare dei lavoratori. Questi ultimi, quindi, restano soli e afasici, condannati a subire ogni giorno le aggressioni del blocco oligarchico neoliberale. E ciò appunto con il sostegno, ça va sans dire, della destra bluette e della sinistra fucsia, le due ali dell'aquila neoliberale. È bastato che Draghi incontrasse qualche timida resistenza, qualche lieve increspatura al tavolo delle trattative, che meglio sarebbe ormai appellare tavolo del diktat del padronato, e subito se n'è andato. Con ciò ha chiarito, se ancora ve ne fosse bisogno, il contegno dei gruppi dominanti rispetto alle classi dominate. Ha mostrato chi realmente comanda e chi, dietro un dialogo puramente fittizio, deve recepire e ubbidire, anche, come era il caso in questi giorni, sul tema delle pensioni. Radioattività con Diego Fusaro.